Giorgio Plazzotta, probabilmente il migliore del Paluzza, un grande gol, una grande prova anche in fase difensiva, ma non è bastato, insomma, siete messi male in classifica. Siamo messi male, sì, ormai terzo ultimo posto, dobbiamo rialzare il morale, soprattutto far punti perché mancano da 5 partite e inizia a farsi sentire un po' il morale, cioè soprattutto in classifica, non nel gruppo sicuramente perché siamo un bel gruppo, siamo affiatati e siamo anche soprattutto tanti ad allenamento. Quindi eravate stati bravi grazie al tuo grandissimo gol a raddrizzarla subito, però onestamente in campo solo il Tarvisio. Abbiamo mollato il secondo tempo un po', soprattutto dopo il 2-1, non abbiamo più giocato e poi abbiamo preso altri due gol che... La cosa positiva, Giorgio, è che in fondo tra le ultime hanno perso tutte, quindi in pratica la situazione è la stessa di come era prima di questa partita. Bene, dai, un lato positivo per oggi. Ascolta, su chi fate la corsa? Diciamo che Ancora e Val del Lago sono messe malino. Secondo te chi può soffrire insieme a voi? Non saprei. Sinceramente non saprei perché noi pensiamo a noi stessi e pensiamo a far punti. Mi parlavi del gruppo, sì, insomma, siete un ottimo gruppo, una squadra giovane, una squadra che comunque cerca anche di giocare a pallone, insomma, state lavorando per il futuro. Intanto. Assolutamente, assolutamente. Siamo tanti giovani e dobbiamo pensare al futuro. Prima a salvarci e poi al prossimo anno. Senti, insomma, al di là dell'amarezza per la sconfitta finale, comunque sei soddisfatto, no, della tua prova personale? Quando si perde non sono mai soddisfatto, quindi... Direi di no.